capitano! Signor capitano! Marsala comunica! Nave nemica in porto! Navi nemica! Piemontesi! Stanno sbarcando uomini armati! Ma dice quante navi sono? Due! Garibaldi! Mannaggia! Ho occupato municipio e pure carcere! Ma c'è resistenza? Non risponde proprio. Riprova. Signor capitano, sto sbarco è una dichiarazione di guerra. Peggio. È una guerra senza dichiarazione. Ah, tutto a posto, signor capitano. I vapori non sono nemici. Sono vapori nostri. Ah, nostri. Di un municipio occupato. Ah. Da Cresto un guaggio. Possa accigere, signor capitano. La mano del telegrafista è cambiata. Sei sicuro? Come la morta. Hanno occupato pure un telegrafo. Sì, signore. Comunica al ministero. Oggi, venerdì, 11 maggio, all'una dopo mezzogiorno, e Garibaldi è sbarcato a Marsala. Filangieri, quello Don Peppino tiene le mani pulite. È soltanto un sipario. Dietro. Dietro dobbiamo cercare i veri filibustieri. E sono tutte le potenze occidentali, a cominciare dall'Inghilterra. Per finire Piemonte. Quelli tutti insieme hanno decretato la fine dei Borboni di Napoli, ve lo dico io. Statemi bene. Mille giornate piene di sole, stanno aspettando l'eternità. Che ogni giorno fa me dolore, l'ombra come in questa città. L'anima offesa non può lottare, senza abitudine pure soffrì. Ma per scelparsi basta cantare, parole fuoco per farsi capì. Giù sta mano tua io lascia stare, la carità non è degna di te. Non vuol se fare moto li a conquistare, lotta per la te, lotta per te. Se non avessimo Calabria, la conurbazione Napoli-Caserta e altre 3-4 conurbazioni, o meglio, se quelle conurbazioni avessero i parametri e gli standard del resto dell'Italia, l'Italia sarebbe il primo paese in Europa. La conurbazione Napoli-Caserta è un cancro sociale, è un cancro culturale, è un cancro. Grande vecchia realtà, chi tiene i soldi gli tiene a vendere, senza rimpianto mo se ne va. L'anima offesa non può lottare, senza abitudine pure soffrì. Non c'è sta voglia di cantare, non c'è sta voce per farsi sentire. Chiude sta mano tua, io lascia stare, la carità non è degna da te. Non vuol se fa una volta li a conquistare, lotta per la te, lotta per te. Vittima del razzismo che c'era, specialmente nella sua classe. Che cosa gli dicevano? E continuamente lo beffeggiavano, cantavano canzoni
contro i napoletani e poi insomma c'erano dei problemi proprio, avevano paura di lui perché pensavano che magari il papà fosse un camorrista, un delinquente. Se lui diceva, quando veniva a casa diceva: mamma, hanno paura di me perché sono napoletano. Anche che puzzava. Sì, anche che puzzava, sì. No, ma poi cantavano una canzone: senti che puzza, scappano i cani, sei napoletano. Quali sono le parole che usavano gli altri bambini? Beh, in genere dicevano continuamente che allontanati da me, non ti avvicinare, oppure si pulivano la penna, poi cantavano... Si pulivano la penna se l'aveva usata lui? Sì. Sul braccio si pulivano la penna. A un certo punto lei ha incontrato una maestra, sì, un insegnante, e le ha detto: guardi, gli altri bambini prendono in giro mio figlio, gli dicono che puzza. Che cosa le ha risposto questa insegnante? No, non è lui che puzza, è la nera che puzza.